quelle strane emissioni dal Sole, che mutano la materia. Sono 300 anni che Michele, quello vero, io e le sue flotte ci lavoriamo e con grande sorpresa negli ultimi mesi del 2010 si è riusciti a modificare l'emissione solare che da atomico sta passando ad organico. Organica è quella energia che alimenta i neutrini che si moltiplicano sotto enormi spinte prodotte con la tecnologia aliena più potente che esista, di appartenenza a quelle popolazioni primarie che provengono dagli spazi più profondi. Sul sito www.ilritornodegliantichi.com potrete leggere che da 20 anni si parla di quello che oggi stiamo vivendo. Quello che poteva apparire una favola è realtà. Niente paura per la Terra, sono gli alieni negativi che stanno avendo paura, quelli che spingono gli umani ad essere loro portatori di morte, sono loro che verranno sterminati dal giudice supremo. L'energia pulita. I terrestri positivi cambieranno assieme al pianeta, certo che l'energia radioattiva decade, sono anni che le navi organiche di vari tipi lavorano bombardando il pianeta di particelle acceleratrici, per mutare la valenza radioattiva in valenza non radioattiva, solo in questo modo si salveranno sia la Terra che gli uomini onesti. E da qualche mese anche il Sole che si credeva perso invece ha reagito e si è messo a pulsare in modo angelico. Felicità. Fate girare questo messaggio che darà un po' di coraggio a tutti coloro che lottano contro le paure indotte. Arcangeli Maistus e Eva.